oggi parte, inizia la fase 2, che fino al 17 indicherà un incremento del specifico da mobilità dei lavoratori, e quindi si sono riaperte già qualche giorno fa, sono state riaperte molte attività, oggi se ne aprono ancora altre. Ecco, secondo lei, alla luce della sua esperienza, la sua competenza, incide di più rispetto alla curva del contagio questo tipo di rischio da mobilità dei lavoratori, oppure ecco, sono più rischiose quelle condotte che abbiamo tra l'altro visto nelle foto, no, di molti cittadini il 1° maggio, non solo sulla riviera di Pescara? Direi che paradossalmente sono più rischiose le condotte improprie da parte dei cittadini che non seguono le raccomandazioni che noi continuamente diamo, perché i lavoratori oggi sono molto ben tutelati, anche noi quindi indirettamente, da quelle che sono le normative vigenti nazionali e anche regionali. Cioè oggi tutti i lavoratori all'ingresso negli stabilimenti devono sottoporsi a una serie di procedure, come quello dell'aumento della temperatura corporea, quindi un eventuale rialzo della temperatura corporea fa sì che il lavoratore non entri all'interno dello stabilimento, così come le procedure dei trasporti da e per lo stabilimento sono tutte ben codificate. E tutti i lavoratori sono sottoposti a tamponature, quindi abbiamo una mappatura precisa e puntuale di tutti i lavoratori. Quindi da questo punto di vista paradossalmente sono più a rischio invece le condotte, come dicevo prima, eventualmente dei cittadini che non rispettano le distanze di sicurezza. Noi oggi ribadiamo questo concetto perché il mantenimento consente la non trasmissione del virus. E proprio ieri il Presidente, sul nostro suggerimento, ha dato via ad una ordinanza che è quella che gestisce, coordina quelle che sono le procedure da attivarsi nei mercati rionali, proprio perché anche qui abbiamo voluto essere massimamente prudenti, per cui nei mercati rionali ci sarà un percorso unidirezionale, un ingresso e un'uscita ben separati. Da una postazione all'altra ci deve essere una postazione vuota, massimo due utenti per postazione che possono fare gli acquisti, e il senso è, come dicevo, è unico, nel senso che chi entra poi arriva alla postazione 7 non può tornare alla 5 alla 1, ma deve per forza andare avanti, proprio perché cerchiamo in ogni modo di tutelare e proteggere la popolazione con queste misure. Sì, la riapertura chiaramente dei mercati, diciamo, cittadini, soprattutto in una città come Pescara, insomma, destava più di qualche preoccupazione. Diciamo, con queste misure probabilmente si riuscirà, no, a contenere i rischi e a incanalare, diciamo, no, verso la sicurezza i cittadini e anche gli operatori, no, che sono all'interno del mercato. Ecco, volevo chiedervi, ma adesso magari forse è presto per dirlo, forse nei prossimi giorni ne sapremo di più, ma questi comportamenti sconsiderati di alcuni, di una parte, diciamo, di cittadini, ecco, che ripercussioni possono avere? Davvero c'è il rischio di un ritorno, di una nuova impennata? È quello che noi non ci auguriamo. Devo dire la verità che però nella stragrande maggioranza degli abruzzesi si sono comportati in maniera corretta, molto disciplinata. C'è stato qualcuno che diciamo, ha approfittato di questa bella giornata di sole e questa possibilità di uscire, che magari in qualche momento non è stato particolarmente attento. Se dovesse essere diciamo, una maggiore diffusione, ci deve essere stata una maggiore diffusione del virus, questo lo vedremo tra circa 10 giorni, 2 settimane che è il periodo di incubazione del virus. Noi speriamo di no, che non ci sia questa impennata, assolutamente. Siamo molto attenti, stiamo monitorando proprio questo eventuale incremento di casi. Ecco, parlando sempre di rischi, il rischio degli asintomatici, che magari non lo sanno, sono asintomatici, certo. E magari però girano privi di dispositivi di protezione individuale, ecco, questo può, sotto il profilo sanitario, compromettere l'intero percorso che fino ad oggi, insomma, è stato tesaurizzato. Questo rischio c'è, il problema è che l'asintomatico, ovviamente, essendo, come dice il termine, senza sintomi, non si accorge di poter portare il virus. Ecco perché l'importanza del distanziamento sociale. Mentre la mascherina
validità anche non scientificamente del tutto provata. Invece il distanziamento sociale è l'unica forma che è stata scientificamente provata, che è quella che impedisce la trasmissione del virus. Per cui avere una distanza di sicurezza anche di persone che si incontrano, garantita, che non sa se è positivo o no, poi c'è sintomatico, asintomatico completamente, lo mette al riparo e lo mette su completa sicurezza. Ecco, distanziamento sociale. Ce l'ha detto più volte il professor Albani, ma insomma, ripetita Juvent, no? Questa distanza di sicurezza, parliamo di un metro e mezzo. Diciamo che è un metro avanti, un metro indietro ai lati, quindi diciamo che essendo un diametro di 2 metri per 3,14 la circonferenza, c'erano circa 4 metri di volume in cui tutti intorno dobbiamo avere un distanziamento. Questo chiaramente vale anche per a maggior ragione per la pratica sportiva, per l'attività motoria che è consentita in forma individuale, ma chiaramente sempre seguendo queste indicazioni di sicurezza. Sì, quindi addirittura dovrebbero essere anche più aumentate perché nella corsa, nell'attività fisica, nello sport in generale aumenta la respirazione, quindi aumenta anche il volume di aria che entra e che esce dal nostro organismo e quindi c'è eventualmente una maggiore diffusione del virus, per cui ecco, un distanziamento è importante e maggiore in corso di attività fisica. Ecco, in questo specifico, quindi come ha detto lei, del distanziamento sociale supera forse quello delle mascherine, ma intanto ieri, ecco, lei aveva accennato poco fa, una nuova ordinanza del Presidente della Regione ha stabilito, appunto, ha previsto che l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine anche all'aria aperta, laddove non sia possibile attuare magari distanziamento sociale, no? Ecco, Assolutamente questo sì, volevo. infatti Sì. le mascherine sono super raccomandate proprio perché laddove per qualche motivo, anche per qualche evenienza anche fortuita, ci sia un incrocio e quindi non ci, tra persone e quindi non possa essere mantenuto il distanziamento sociale, anche ripeto, in maniera non volontaria, l'uso della mascherina riduce ulteriormente e sensibilmente il rischio di contagio. Quindi la mascherina è ben venga l'utilizzo della mascherina. Ecco, parliamo di mascherine, molti però, ecco, per chiarire anche questo aspetto, di quali mascherine, a quali mascherine si riferisce? Cioè quelle chirurgiche vanno anche bene oppure occorre dotarsi di mascherine, insomma, magari No, maggiormente accessibili? assolutamente. La ringrazio di questa domanda perché almeno facciamo un attimo di chiarezza. Quindi grazie. Quando si parla di mascherine per la popolazione si parla esclusivamente di mascherine chirurgiche. Mascherine chirurgiche. Le altre mascherine, le famose FFP2 e FFP3 sono riservate esclusivamente al personale sanitario che opera in ambienti Covid positivi. Nella popolazione è utilizzato esclusivamente, sono utilizzate esclusivamente le mascherine chirurgiche, che sono più che sufficienti a garantire una non trasmissione del germe, soprattutto se poi del virus, soprattutto poi se è mantenuta la distanza di sicurezza. Ecco, a proposito di mascherine, no, ci sono nell'ordinanza si fa riferimento anche ai bambini, quindi i bambini al di sotto dei 6 anni non sono obbligati a portare mascherine, però per ovvi, diciamo, motivi, ma dai 6 anni in su invece è buona norma, Assolutamente sì, è assolutamente corretto. sì. L'uso della mascherina di distanziamento sociale impedisce, lo ribadisco ancora una volta, impedisce la diffusione del virus. Quindi questo fa sì che se tutti noi siamo virtuosi, se tutti noi ci comportiamo bene, se tutti noi seguiamo quelle che sono le prescrizioni, noi possiamo essere, diciamo, più che sicuri che la nostra regione in breve tempo uscirà da questa brutta, purtroppo brutta epidemia e pandemia. Se invece dovessimo continuare qualcuno a comportarsi in maniera scorretta, purtroppo questa mancata osservazione porterà sì che delle regole, porterà sì che la nostra regione continuerà purtroppo a registrare dei casi positivi. Ecco, professor Albani, parlava proprio quindi del senso di responsabilità che ognuno di noi deve avere in questa situazione, anche se chiaramente 2 mesi, no, sono tanti, diciamo, sono stati lunghi, è difficile chiaramente chiedere ancora la
sacrifici, però bisogna fare probabilmente un ultimo sforzo. Ecco, se dovesse dare un messaggio quindi a chi interpreta questa riapertura come un sana liberatura, no? Quindi magari mostrando anche indifferenza rispetto alla salute collettiva, ecco, che cosa si sentirebbe di dire? Ma io non credo che questo accada, perché ripeto, la popolazione abruzzese in questo periodo ha fatto uno sforzo importante. Io la ringrazio veramente a nome mio, ma di tutti i sanitari che in questi mesi hanno duramente combattuto all'interno degli ospedali. Ringrazio la popolazione abruzzese che è stata veramente, si è comportata in maniera più che egregia, tranne qualche piccolo esempio, qualche piccolo episodio che purtroppo succede sempre quando i numeri sono alti per la legge dei grandi numeri, ma nel complesso devo dire che il popolo abruzzese si è comportato molto molto bene, quindi di questo vi ringrazio. Ecco, un ultimo sforzo, possiamo uscire, cominciamo a uscire, cominciamo a goderci anche di questo bel sole e di queste nostre belle spiagge della nostra regione, soltanto, ripeto, avere accortezza. Adesso siamo usciti, quindi siamo usciti dalla nostra abitazione, finalmente dopo tanto tempo, cominciamo a passeggiare. L'ultimo sforzo non è poi uno sforzo così importante come è stato quello di stare dentro casa chiusi. È uno sforzo molto piccolo, non è una grande, non ci si richiede una grande, sacrificio, è soltanto di stare un po' distanti uno dall'altro e usare le mascherine. Non è uno sforzo poi così impossibile da portare avanti, non è così una richiesta così impossibile. Ecco, ovviamente si guarda sempre con una certa attenzione, anche apprensione, anche se adesso la situazione è molto migliorata, sia rispetto ai numeri dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, permangono ancora, cioè il numero rimane piuttosto costante, se non sbaglio, riguardo ai pazienti ricoverati in terapia non intensiva, però rispetto a un mese e mezzo fa, quando insomma la situazione sembrava davvero difficile, ecco, le cose stanno cambiando in meglio. Ieri però c'è stato un balzo, diciamo, in avanti, 32 nuovi casi, cos'è, un colpo di coda, un fatto casuale, tutti i casi comunque registrati nella provincia di Pescara, che continua a essere quella più bersagliata. Come la vede lei? Oggi per esempio ci sono soltanto 3 casi positivi, quindi siamo stati 32 a 3. Queste oscillazioni dipendono anche da alcune situazioni contingenti, però come non dobbiamo prendere in senso pessimistico i 32 di ieri, non dobbiamo prendere in senso ottimistico i 3 di oggi. È un trend che adesso dobbiamo vedere nelle prossime settimane come si comporterà, soprattutto alla luce di questo, cessate di stare in casa e quello di cominciare a uscire. Quindi questo che ci dirà come andranno le cose lo vedremo, come dicevo prima, tra 10-15 giorni, il tempo di incubazione, un possibile eventuale incubazione del virus. Queste oscillazioni sono legate, ieri per esempio, due al fatto che ci sono stati tamponi positivi di persone che erano già positive, quindi abbiamo ripetuto il tampone, in alcuni sono stati fatti in alcune zone mirate in cui sapevamo che c'erano dei positivi e siamo andati a colpire il segno, perché la tamponatura diffusa non ha senso, fare una tamponatura generalizzata non ha nessun senso, bisogna andare a colpire là dove sappiamo che troveremo dei positivi, quindi fare dei tamponi mirati, e così abbiamo fatto, infatti ieri abbiamo colpito il segno. Ecco, per chiudere, professore, lasciamo ovviamente i suoi impegni, il suo lavoro in ospedale, ecco, tamponi mirati, ma anche incremento della capacità, no, di effettuare tamponi grazie alle tecnologie, al macchinario che è arrivato a Pescara. Lei cosa ci può dire, insomma, sulla sua operatività? Io sono sempre molto attento a fare dichiarazioni. Io sono una persona che prima voglio uccidere l'orso e poi vendermi la pelle. Sappiamo che la macchina è arrivata e l'abbiamo toccata con mano, quindi già una cosa molto importante. Sappiamo che dovrebbe essere a regime, avviarsi intorno a metà mese, lo speriamo, anche forse qualcosina di prima, ma anche qui, ripeto, finché non tocco con mano, voglio essere come San Tommaso. Diciamo che speriamo che per metà mese la macchina possa essere in funzione, quindi a darci quei 2.400 tamponi giornalieri di cui la regione ha bisogno. Però ripeto, sono abituato prima a realizzare le cose e poi annunciarle.